Ciao a tutti da Mirko, oggi vediamo il Darwin FPV Tiny Ape, microdrone da 2,5 pollici dalle caratteristiche molto interessanti. Se volete acquistarlo trovate il link in descrizione. Io ho preso la versione con Rankam Thumb per avere il prodotto completo. Vediamo subito cosa troviamo all'interno della confezione. Abbiamo il Tiny Ape, un set di eliche e una bustina con gli accessori. Poi abbiamo un manuale con tutte le specifiche e lo schema della scheda. Questo ritorna molto utile per futuri upgrade, come collegare un'altra ricevente o cambiare la VTX. Le eliche sono delle Genfan 2512 a 3 pale. Si tratta quindi di eliche da 2,5 pollici con un pitch piuttosto basso. Queste eliche puntano maggiormente ai tempi di volo piuttosto che alle prestazioni, anche se guardando le specifiche di questo micro dovrebbe risultare in ogni caso piuttosto scattante. La bustina con gli accessori comprende fascette, viti di ricambio, un battery strap, un tubicino per l'antenna e degli sticker. Per quanto riguarda la versione con videocamera abbiamo la thumb, un filtro ND, il cavo alimentazione, un cavo USB e il mount per sistemarla sul drone. A parte il manuale di istruzioni e la sua scatola, troviamo tutto quello che troveremo comprandola separatamente. Ora passiamo al Tiny Ape analizzandolo nel dettaglio. Il telaio è in fibra di carbonio e riprende le forme dei droni da freestyle da 5 pollici. La forma è allungata con la lipo che andrà posizionata sopra. La parte inferiore invece è una monoplate, con queste parti che vanno a conferire ai braccetti una maggiore rigidità e resistenza. L'interasse è da 110 mm. Sul fondo notiamo questi fori 16x16 nel caso voleste cambiare completamente l'elettronica. A mio parere comunque, anche se per un qualsiasi motivo dovete cambiare tutto, vi consiglio di rimanere su schede IO 26x26 mm. Lo spessore della piastra superiore è di 1,5 mm, mentre quello della piastra inferiore è di 2 mm. La videocamera FPV si blocca tra queste due piccole piastre da 2 mm. La distanza è di 14x14 mm, quindi parliamo di videocamere dal formato nano. I motori sono degli 1103 da 8000 kW, marchiati Darwin FPV, e possono essere usati con lipo da 2 o 3 celle. L'albero motore è da 1.5 mm, tenetelo a mente nel caso vogliate prendere altri set di eliche. L'elica si bloccherà alla campana tramite due viti M2 che vengono fornite in dotazione. Come abbiamo visto, la misura massima che possiamo usare è 2,5 pollici. Qui sopra notiamo il connettore XT30. Il Darwin FPV Tiny Ape è compatibile con lipo da 2 o 3 celle. A mio parere il taglio ideale per questo micro sono lipo 2S da 550 mAh o lipo 3S da 450 mAh. In fase di test le proverò entrambe. A questo punto rimuovo la top plate per vedere meglio l'elettronica interna. Partiamo dalla VTX, anche questa è marchiata Darwin FPV ed è fissata alla top plate tramite standoff. A mio parere si tratta di una buona soluzione che rende il modello compatto e stabile e conferisce una buona reazione alla VTX. Il collegamento al flight controller avviene via connettore posto qua sotto. Per quanto riguarda le specifiche, abbiamo una VTX da 5.8 GHz analogica. I canali sono 40 divisi nelle bande A, B, E, Fatshark e Raceband. Possiamo scegliere la potenza tra 25, 200, 400 o 600 mW. Le regolazioni andranno fatte tramite Smart Audio e l'alimentazione dovrà essere a 5V tramite back del flight controller. Il connettore dell'antenna è un IPEX. La VTX Stable è già precaricata su Betaflight, quindi non c'è bisogno di configurare nulla. Nel caso vi dovesse servire, la trovate anche su questo sito. Si tratta di un archivio di VTX Stable dove trovate un gran numero di VTX. Vi consiglio di segnarlo sui preferiti perché torna sempre utile. Passiamo ora alla videocamera FPV. Il Tiny Ape monta una Rankam Nano 4, quindi un modello piuttosto recente. Le dimensioni sono di 14x14 mm, appunto quelle del formato nano. Per quanto riguarda le specifiche di questa videocamera, abbiamo un sensore CMOS da 1/3 con risoluzione da 800 TVL. La lente è da 2.1 mm con filettatura M8.
Il FOV è di 155 gradi. Il formato è solo NTSC, non è possibile scegliere o usare PAL. Adesso analizziamo il flight controller. Si tratta di una scheda IO 26x26 mm con ESC integrati. Il processore è un F411 e il giroscopio è un ICM2689. Qui abbiamo il chip dell'USD per visualizzare a schermo tutti i dati della telemetria come RSSI, carica della batteria, timer di volo, eccetera. Il target della scheda è BetFPV F4SX 1280. La scheda dispone di due porte UART, entrambe complete DRX e TX. Inoltre abbiamo un pad SBUS con inversione per collegare un eventuale ricevente FRSky. Sul modello queste due porte UART sono libere in quanto non utilizzate da nessuna componente. Questo perché il pad Smart Audio dove è collegata la VTX fa capo a una soft serial che non occupa nessuna UART. Inoltre la ricevente integrata Express LRS comunica col flight controller tramite SPI, quindi anche questa non va a occupare nessuna porta UART. Ed è proprio la ricevente integrata Express LRS una delle caratteristiche più interessanti di questo modello, infatti grazie a questo RC Link non avremo nessun problema di range o fail safe. Inoltre un aspetto molto positivo è che l'antenna sia una di quelle col filo, piuttosto che di quelle ceramiche che tendono a staccarsi a seconda dei crash. La frequenza è a 2.4 GHz, dovremmo quindi abbinarla a un modulo anch'esso a 2.4 GHz. Io l'ho bindata al modulo BetFPV. Per quanto riguarda il bind, non vi farò vedere i passaggi perché li ho spiegati in un video specifico. Se non sapete come fare il bind, lo trovate linkato in descrizione. Qui abbiamo i pad per aggiungere dei LED e un buzzer. Il mio consiglio è come sempre usare quelli autoalimentati. In descrizione vi lascio qualche link di quelli che uso io. Passiamo ora ad analizzare gli ESC. Abbiamo dei BLLS da 15A con picco di 17A. Una scelta molto interessante è aver già installato il firmware BlueJay a 48 kHz in versione 0.14. Non è l'ultima disponibile, ma a mio parere non c'è bisogno di aggiornare, in quanto questa versione funziona molto bene. Questi ESC quindi sono già pronti per attivare gli RPM filter su Betaflight, caratteristica che ormai si usa in tutti i modelli. Nella parte posteriore notiamo un condensatore da 220 microfarad a 16 V che aiuta a proteggere l'elettronica da eventuali picchi di tensione. Per quanto riguarda l'analisi del micro è tutto, come vedete l'ho già rimontato e posso collegarlo al PC per dare uno sguardo alle configurazioni su Betaflight. Dopo il primo test che ho fatto ho notato subito che la configurazione iniziale di questo micro causa dei flyaway. Per risolvere questo problema la soluzione migliore è resettare la scheda. Prima di farlo però ricordatevi di salvare la VTX table cliccando qui. Al momento vi sconsiglio di aggiornare il firmware perché questa scheda potrebbe avere dei bug con le ultime RC, fate semplicemente un reset cliccando qui. Più avanti quando Betaflight 4.3 sarà rilasciato ufficialmente potete valutare di aggiornare anche il firmware. Quindi clicco qui per resettare. Qui posso chiudere e iniziare la configurazione. La prima cosa da fare è mettere il drone su una superficie piana e calibrare l'accelerometro cliccando qui. A questo punto andiamo in port e nella soft serial attiviamo VTX TBS Smart Audio. Poi salviamo. In configurazione metto il nome modello e setto l'angolo per l'arma a 180 gradi. Quindi spunto RX Lost ed RX Set in modo ad attivare gli ESC come buzzer. Poi salvo. Nel tuning, se non siete esperti, potete lasciare anche i PID predefiniti, il drone comunque vola bene. Per il rate al momento io sto usando ancora quelli di Betaflight, portando il RC rate a 1.35 per fare flip and roll più veloci. Sul receiver, come ho già detto, fate il bind seguendo il tutorial specifico che vi lascio linkato in descrizione. Prima di intervenire sulle modalità di volo bisogna configurare il tab motori, altrimenti non si può attivare il Turtle Mod in quanto dipende dal protocollo degli ESC. Come protocollo ESC appunto metto D-Shot 300, poi attivo Bidirectional D-Shot. Quando vi comparirà questa schermata date Agree, Accetto. Non dimenticate di impostare il polimotore a 12 perché è fondamentale per il corretto funzionamento degli RPM filter.
quindi salviamo. Per quanto riguarda le modalità di volo, è obbligatorio che l'ARM rimanga nella parte alta dell'AUX 1, il resto delle impostazioni potete metterle come preferite. Io ho sistemato Angle Mode in modo che si attiva l'ARM ma che possa essere tolto tramite switch. Se siete esperti potete anche non metterlo, io personalmente non lo uso mai. Buzzer e Turtle Mode stanno bene entrambi in una switch a tre posizioni, il buzzer in posizione 2 e il Turtle Mode in posizione 3. Una cosa che non può mancare è il pre-ARM, io l'ho sistemato su un interruttore momentaneo come da prassi. Qui carichiamo la VTX Table che abbiamo salvato in precedenza. Per concludere, l'USD l'ho configurato come piace a me, però fate attenzione che qui nei warnings bisogna attivare il Linkuality. Su Betaflight non c'è altro da fare, posso chiudere. Per rendere il micro pronto al volo, ho sistemato le eliche e messo il tubicino per l'antenna. Per quanto riguarda il verso di rotazione, il modello è impostato per funzionare con PropSyn. Se volete approfondire questo discorso, ho pubblicato un video da poco, lo trovate linkato in descrizione. A questo punto, visto che ho già caricato le batterie, posso uscire per un test di volo. Ed eccoci arrivati alle considerazioni finali e posso dire che questo Tiny Ape risulta essere ben studiato. Buono il flight controller con due wart complete e ottimi gli ESC da 15A che ci permettono di usare il lipo da 2 o 3 celle senza nessun problema. Buona anche la scelta di mettere una ricevente integrata SPI Express LRS, in quanto questo RC-Link sta diventando sempre più popolare. Durante il test il segnale è rimasto sempre al massimo, anche se in effetti non mi sono spostato più di tanto. Sicuramente Express LRS ci dà quella sicurezza in volo che manca quando usiamo riceventi integrate FR Sky. Anche la VTX si è comportata bene, inoltre la potenza massima di 600 mW è sopra lo standard di quelle che di solito si trovano abbinate a questo tipo di modelli. La Rankine 4 fa il suo, anche se in commercio si trova sicuramente di meglio. Anche con questa comunque il volo risulta piacevole, sempre considerando gli standard delle FPV cam analogiche. Peccato per le eliche, se avessero incluso anche un set di ricambio sarebbe stato meglio. Comunque in descrizione vi lascio qualche link se volete prenderne altre. In conclusione, se cercate un micro da 2 pollici e mezzo, questo Darwin FPV è una scelta da tenere in considerazione. Vola bene, ha una buona componentistica e offre un sacco di divertimento. Per oggi è tutto, se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella. Per supportare il canale vi ricordo di acquistare sempre attraverso il link in descrizione o diventando miei patrons cliccando il link a fine video.